alla presentazione dell'ultimo libro di Paolo Amir Tabloni, 999, le storie vere dei campioni mancati. Dopo l'anteprima nazionale, grandissimo successo la scorsa settimana al Teatro Nuovo di Salso Maggiore Terme, si replica qua a Fidenza l'atto primo. Abbiamo il piacere di avere grandissimi ospiti qua con noi, cominciando dall'allenatore del Parma, Luigi Apolloni. Proseguiamo con il capitano del Parma, Alessandro Lucarelli. Abbiamo due protagonisti del libro 999, Omar Daffe. Ciao Omar, che ci parlerà anche della situazione tra i dilettanti e solidarietà, e poi il profeta in patria, Borghigiano Doc, Matteo Castelli. Presto il compleanno, poi dopo diciamo anche quanti, però i gol continuiamo a fare. E ovviamente, lo lascio per ultimo, merita l'applauso più grosso di questa serata, l'autore del libro, Paolo Amir Tabloni. E non mi posso dimenticare della zanzara presente in platea, Max Ravanetti. Ascolta, subito una domanda, visto che ci sono collegato forse Apolloni e Lucarelli, non lo sanno, Matteo Castelli è uno, ragazzi, che ha fatto più di 500 gol in categoria. Quanti sono per l'esattezza? 436. Dai, di la verità, quanti sono? 436. Insomma, fatto no, però sono in campionato, sono in Coppa e ha fatto più di 500 gol. Ieri ha compiuto gli anni e gioca ancora. O compiere questi 83 anni, come me. È dura, cioè riesci ancora a giocare, ti alleni. Allora, prima di addentrarci in questo libro che vi anticipo è veramente bellissimo, io l'ho già letto, Max, 7 volte l'hai già letto? Io l'ho già letto e non sto scherzando, qui sono serio, l'ho già letto 3 volte e mi sto accingendo, quando lo finisce la mia compagna, di leggerlo per la 4ª volta, perché è veramente un grandissimo lavoro, molto difficile scrivere storie di campioni o di gente affermata. Lui è riuscito a cogliere una cosa veramente incredibile e dare un senso anche e far capire alcuni aspetti della vita anche molto importanti. Bravo Paolo ancora. Bravo Paolo, Torre Reali, ricordiamo. Massi di parte, Massi di parte. Sono di parte, ho seguito il lavoro dal 2010. E via. Allora, primo saluto della serata lo affidiamo a Claudio Chiesa, il Fidenza Calcio. Un applauso, Claudio Chiesa, padrone di casa. Allora, Claudio, grande onore anche per voi poter ospitare una presentazione di un libro veramente seguito e che ha appassionato tantissimi addetti ai lavori, noi nel calcio dilettantistico non solo. Sì, sono molto felice di ospitare qui questa presentazione. Stasera sono qui in veste come ospite per ospitarvi voi. Non parliamo del Fidenza Calcio perché le storie di cui si parla sono storie che riguardano il calcio, ma sono storie di vita. Sono storie di vita che fanno molto piacere, che vengono raccontate, perché molti di noi dimenticano anche queste cose. Bello che vengano fatte, anche ringrazio innanzitutto Paolo Tabloni che abbia accettato di presentarlo qui, vi voglio ringraziare tutti di aver partecipato. Grazie, grazie a Claudio Chiesa. Iniziamo a far capire cosa significa questo libro, cosa si prefiggeva di raccontare. Facciamo partire un bellissimo trailer che ci gustiamo tutti insieme.